Ciao a tutti e benvenuti nel tutorial di Book. E se non avete visto ancora la fioritura, vi lascio il link in descrizione e vi dico inoltre che quel video, il trailer, in realtà la fioritura non l'ho seguita tanto bene, però perché era nuova, infatti è una fioritura inventata da me un po' con alcune idee di altre fioriture, però l'idea è stata mia di unire e creare questa fioritura, insomma. Dunque, guardatevi il tutorial e il trailer e cominciamo subito. Dunque, cominciamo la fioritura in questa posizione: indice sopra, mignolo sotto. Come vedete, indice medio tra che prendono qua l'indice e il pollice. Potete metterlo da qua dove volete. Io lo metto sempre da questo lato. E facciamo una apertura Z. Adesso vedremo. Cercate di fare tre massi più o meno uguali. Adesso il pollice andrà a staccare un altro mazzetto. Come vedete, il mazzetto in mezzo ruota grazie all'indice che fa di perno. A questo punto lo facciamo ruotare fino a qua e lo mettiamo sotto, ma non lo lasciamo cadere. Il pollice avvicina questo mazzo tra questi due e il mignolo andrà a prendere il mazzo, cioè andrà preso tra, come vedete, tra pollice e mignolo. A questo punto questo indice staccherà un altro, dividerà questo mazzetto in due. Guardate, se avete dubbi stoppate il video, guardate bene. Il pollice ancora, questo pollice va a prendere questi due mazzetti, cioè questo e questo, e li tieni qua, le tiene qua. Guardate il movimento della mia mano che tira fuori questi due mazzetti. A questo punto giriamo il tutto, mettiamo questi mazzetti sopra. Il mazzetto dove c'è l'otto di picche andrà ad appoggiarsi su questo mazzetto qua e lo andremo a girare. A questo punto rimaniamo qua e togliendo un po' di pressione il mazzetto slitterà giù e arriverà qua. A questo punto giriamo e il mazzetto cadrà qua e automaticamente seguiamo un C shortcut con questa mano e spingiamo con l'indice. Una volta finito questo movimento, questo pollice aiuta a girare il mazzo e lo facciamo cadere e poi chiudiamo. Dunque, ricapitolando, questo movimento qua, che vi lascio il link in descrizione, vi servirà di un'altra fioritura. Vi serve per eseguire questo taglio, questa fioritura, per cui vi lascio il link in descrizione. Dunque, apertura Z, stacchiamo un mazzetto e ruotiamo, mettiamo sotto, prendiamo col mignolo e pollice, stacchiamo un altro mazzetto, prendiamo col pollice ancora, mettiamo via, poggiamo qua, facciamo cadere e seguiamo il C shortcut, tiriamo indietro, guardate cosa c'è da questa parte, C shortcut. Spingiamo con l'indice, mettiamo il mazzetto a posto, giriamo, lasciamo cadere questo mazzo e poi chiudiamo. Bene ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like, guardate bene come a 20 like arriverà la prossima fioritura, non inventata da me perché ormai sono stato praticamente un giorno a preparare questa fioritura. Ho fatto delle modifiche e alla fine sono arrivato qua. Spero che vi piaccia. Ricordate, fatemelo sapere con un like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.